È passato già un anno da quando nonno è morto, superandomi sull'autostrada dell'esistenza e giungendo al casello con un infarto fulminante. Era anziano il nonno, ma ho sempre creduto che sarei morto prima di lui. Beh, a quanto pare mi sbagliavo. Gli anziani sono sempre più bravi a morire. Non vedo l'ora di diventare vecchio anche io. La morte violenta è un'aspirazione giovanile, lo so. È l'esuberanza della preadolescenza a spingermi ad ingerire chiodi e a giocare a mosca cieca sugli strapiombi. Ma quando sarò anch'io vecchio come il nonno, conto di spegnermi nel mio letto. Nel silenzio assoluto di una notte qualunque, senza che il mondo sappia. È solo questione di tempo e prima o poi accadrà. Intanto assaggio questo pandoro spolverato con la calce viva, così per ingannare l'attesa. Fermo! Nonno, sei tornato! Esatto, non sarebbe una cosa regolare, ma tu stavi per suicidarti e la cosa non è vista di buon occhio lassù, lo sai? Da chi? Beh, tanto per cominciare, da me. Sto benissimo senza averti tra i piedi e se muori comincia ancora un'altra volta tutto da capo. Non voglio farti da balia anche all'altro mondo, Apollonio. Ma nonno, ma quindi tu sei un fantasma? Esatto, e non provare ad abbracciarmi perché sono incorporeo, gli oggetti mi passano attraverso. Ma sei scemo, Apollo! Ma non eri incorporeo? Così credevo! Dai, nonno, sei morto, non puoi morire di nuovo. Ma fa male, porcaccia la puttanaccia scrofaccia! Davvero? È bello sapere che anche dopo la morte si possa soffrire così tanto. Non ti ammazzo solo perché da vivo rompi meno i coglioni. Comunque, sono qui per evitare che tu ti ammazzi, per darti una buona ragione per vivere. Ti ascolto. Non mi viene in mente niente. Però come fantasma posso fare una cosa. Posso farti viaggiare nel tempo per farti riscoprire il vero significato della vita. Sono quasi sicuro che sia una trama rubata e rimbastita in modo approssimativo. Andiamo! Rivivrai il Natale della tua giovinezza. Ah, eccoci qua, Apollonio. Guarda, siamo nel 2009, avevi solo 5 anni. Guardati, guardati, un bambino felice che scarta i suoi regali. Quanta felicità, quanta vita ancora davanti. Sì, me lo ricordo questo Natale. Ah sì? Sì, ho imparato a fare il mio primo nodo scorsoio. Vabbè, almeno se tu sei qui vuol dire che non sei riuscito ad impiccarti. No. Il nastro si rompe e io cado a terra. Che brutta caduta! Non ho neanche sbattuto la tempia sullo spigolo. Mamma mia. Andiamocene via, Apollonio. Via, via! E dove? Nel Natale presente, Apollonio. Nel Natale presente, Apollonio. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? È semplice. Siamo nel Natale presente in diretta. Nonno. Siamo nel Natale presente in diretta. Mi sta venendo mal di testa, mi sta venendo mal di testa. In effetti c'è un po' di ritardo nel segnale, è un po' fastidioso. Il segnale è un po' fastidioso. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life's about a dream. Madonna, quanto sei scassapalle, Apollo, andiamocene. Siamo nel 2024. E sto dormendo? No, Apollonio. No? No. Allora sono morto? Sì. 24... 20 anni. Muoio a 20 anni. Esatto. Non ti resta molto da vivere. Ah, che sollievo! E io che pensavo di dover aspettare tantissimo prima di morire. No. E come sono morto? Ti sei ucciso ingerendo un mix di farmaci. Una cosa abbastanza tranquilla, niente di troppo creativo. Oh, è un modo molto maturo per andarsene. Sono contento di aver preso questa strada, evitando la spettacolarità e il melodramma. Sono proprio orgoglioso di me. Quindi ti va bene? Aspettare fino a 20 anni, dico. Assaporerò ogni febbre alta, ogni ginocchio sbucciato, ma terrò duro.
Lo farò per te, nonno. Ah, torniamo a casa? Va bene. Che ho ancora un pandoro da mangiare. Apollonio? Ah, già, giusto. Vai avanti tu, io resto ancora un po' col tuo cadavere. Va bene. Ci sono cascato? In pieno. Sai, nonno, adesso sono più tranquillo. Non so proprio come facessi da bambino a essere fissato con questa idea del suicidio. Ah, i bambini sono strani. L'omicidio è quello che mi guida adesso. E a proposito, è Natale. I centri commerciali sono strapieni di persone e io devo fare una strage. Quindi, dai. Vieni qua. Attento che sono incorporeo. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Nonno, ci vediamo il prossimo Natale. Ah, se Dio vuole. Certo. Dio. Andiamo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey!